Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare del nail stamping perché ho trovato un negozio a Rho, Profumo Mania. Vedete, centro commerciale alla stazione Via Magenta 41 Rho, in pratica è il centro commerciale dietro la stazione di Rho. Vi dico questo perché ha la roba della Moyu Nails, eccolo qua. Questi sono, vedete quanto sono belli, sono i nuovi, sono le nuove placche per fare lo stamping. Le ho pagate 6,90. Adesso togliamo la patina blu, così vedo un po' se riesco a farvi vedere meglio il disegno. Come vedete, ci sono tutti i cuoricini con Eros, il dio dell'amore, le scritte, i cuori, i fiorellini. Come vedete, tutto quanto, c'è un bel po'. Ci sono un bel po' di disegnini, i cuori più grandi, poi quelli più piccoli a fianco, quest'altro che sono ancora più piccoli. Infatti, diciamo, se volete sapere un po' tutti i vari piatti per lo stamping della Moyu, questo è il sito. Allora, prima di usare ogni piatto, lavatelo con l'acetone. Prendete un dischetto di cotone. Ci mettete un po' di acetone e lo passate e fate asciugare. In questo negozio che vi ho detto, aveva anche tutti i set, quelli mini, quelli medi per fare lo stamping. I set sono composti da uno smalto o nero o bianco, più un piatto per lo stamping, più il tampone, più adesso non mi ricordo come si chiama, il raschiatore, che dopo che avete messo lo smalto raschiate con quello e poi col tampone, e poi usate il tampone poi per prelevare il disegno e metterlo sull'unghia. Poi, io ne ho presi tre, li ho pagati 6,90 ciascuno, quindi diciamo 7 euro. Poi ho preso questo di Trilli, molto bello, vedete Trilli? Più che Trilli mi è piaciuto tanto il disegno qua, i vari fiorellini, le stelle, i vari unicorni. E come vedete sono dei piatti veramente belli perché non c'è uno spazio bianco, è tutto un disegno unico. Così come sono quelli in Inghilterra. Poi mi è stato detto dalle commesse del negozio che poi faranno i piatti per lo stamping rettangolari, così come sono quelli che si vedono sul sito. Allora, qui dietro invece c'è l'indirizzo di Londra. Se vedete il sito della Moyu, non quello italiano, il punto it, ma il punto com, in pratica questo, vedete già che ci sono le placchette, quelle rettangolari, ci sono varie collezioni. Adesso non mi ricordo quanto costino i piatti, però ci sono veramente delle belle cose. Poi l'ultimo piatto che ho preso, perché ne ho presi tre, è quello con gli animali, vedete la tigre con
La tigre con le strisce della tigre per fare le unghie. Poi ho preso poi questa la giraffa e queste sono le chiazze della giraffa. Poi il puma con le macchie del puma. E la zebra con le strisce della zebra. Così uno si può fare tranquillamente le unghie. In tutti i modi può fare le nail art, diciamo, più semplicemente. Anche perché, diciamo, così magari qua mi faccio l'animale e qua invece faccio le strisce relative all'animale, quindi diciamo è anche una cosa simpatica. E questi sono i tre piatti che ho preso. Ciao a tutti, spero che questa recensione vi possa servire se avete bisogno dei piatti, perché diciamo a me la cosa bella è che c'è un negozio che li vende. E poi dopo vi farò vedere anche un'altra cosa. Ma diciamo, per ora chiudiamo questa piccola recensione. Ciao a tutti, alla prossima!